Cari amici di Radio RCC, siamo qua in live con l'amico Matthew. Ciao Matthew, come stai? Ciao a tutti, buonasera. Bene, dai, allora dobbiamo stare in casa, ma comunque bene, dai, l'importante è la salute. Senti, presentati un po' ai nostri amici radio video ascoltatori. Allora, ciao a tutti, sono Magic White. Ho iniziato questo percorso qui un anno e mezzo fa insieme all'altro artista 13 e spero che comunque vi piaccia questa canzone. Che parla un po' di un racconto di noi giovani, diciamo un po' più una poesia rappata. Ok, quali artisti ti hanno influenzato o vi hanno influenzato, visto che comunque siete in due? Bah, io sicuramente, da quando sono più piccolo, ho sempre ascoltato musica rap, in quei tempi soprattutto Mondo Marcio, infatti mi ha sempre dato tantissima ispirazione e quel mondo lì. Poi chiaramente sono sempre stato dietro anche ad artisti, per esempio, americani, sul pop, sul rap, sempre. Anche un po' di latino comunque l'ho sempre seguito. Ho avuto tante variazioni di genere su questo campo qui. Ok, parlaci un po' di questo vostro progetto, questa canzone che si intitola. You Know. È partita Ok. tutta un anno e mezzo fa, appunto, con Gabriele, che ci siamo trovati una sera che eravamo insieme, stavamo giocando, appunto. E lui è pronto per scherzo, mi fa vedere il suo progetto. Aveva ancora la base, stava lavorando al testo e niente, gli serviva una persona in più sulla voce, diciamo, finale, perché aveva fatto tutta la stesura. E niente, ho deciso un po' di mettermi in gioco con lui. Ho fatto vedere poi e anche il mio progetto, perché mi sono messo poi a lavorarci e a lui è piaciuta, l'ha sposata, abbiamo deciso poi di fare questa collaborazione insieme. Quindi questo qua è il vostro primo pezzo in assoluto, il vostro esordio nel mondo musicale. Sì. Poi chiaramente tutti e due siamo due artisti differenti che, insomma, siamo qui vicini, ci conosciamo da una vita. Però sì, comunque è il nostro primo questo. Di dove sei precisamente, Matthew? Noi siamo di Pisa, la Toscana. Ah, mi sembra un Sì. accento abbastanza familiare. Io Sì. sono di San, la radio qua è di Umberti, in provincia di Perugia, però sono di Sansepolcro, in provincia d'Arezzo, quindi sono toscano come te. Senti, Bene. una domanda che faccio sempre ai miei intervistati: cosa ne pensi dei talent show? Ma allora, le talent show, diciamo che non li seguo esageratamente troppo, diciamo. Però comunque poi dipende da una persona come riesce proprio a affrontarli o come lo vede dal suo punto di vista. Però potrebbe essere tranquillamente un trampolino di lancio per tanti artisti, per farsi notare. Ho anche avuto anche amici che sono andati e hanno fatto bene, si sono fatti conoscere. Altri magari potrebbe essere, purtroppo per alcuni non è stato così. Però potrebbe essere una cosa buona. Per ora non mi sento appartenere a quel campo lì, però io non dico mai di no, assolutamente. Io lascio sempre ogni strada libera, assolutamente. Saresti disposto a scendere a qualsiasi compromesso pur di sfondare, oppure sfondare sì, però è sempre importante mantenere la propria identità? No, per me rimanere sempre umile sulla propria identità. Secondo me è una cosa sbagliata anche quella cosa lì, di svendersi o comunque, come tanti pensano, che vedono solo quello e si lasciano trascinare troppo e perdono, secondo me, l'essenza di queste cose qui. Io non sono così, non mi ritengo così e spero comunque anche di pensarla sempre così. Io sono molto testardo anche su queste cose, quindi per ora e penso di rimanere sempre su questa idea. Lo Te lo auguro perché ti fa molto onore. spero, sì. Altra domanda che faccio sempre ai miei intervistati è: secondo te, visto che sei una giovane promessa, insomma, in rampa di lancio, al momento odierno è possibile vivere con la musica, cioè avere uno stipendio, una vita con la musica, oppure è solo un piacevolissimo hobby, ma viverci è praticamente impossibile? Beh, io mi sto accorgendo sempre di più che comunque può essere sì un lavoro, ma ci vuole tanta, tanta dedizione, tanto lavoro, tanto sacrificio, tanto, tanto tutto praticamente. E sì, la possibilità c'è ovviamente, ci vogliono chiaramente
come un po' in tutte le cose, le carte in regola, e è una cosa molto difficile, soprattutto nella musica. Secondo me è una cosa un po' più difficile rispetto magari a altri campi. Però sì, è una cosa possibile, secondo me. Potrebbe essere. Ascolta, secondo te è meglio avere visto che adesso siamo nell'epoca di internet, dove tutto si trova in rete abbastanza facilmente, streaming, download e quant'altro, è meglio avere uno spettatore in più ad un concerto live o un CD in più venduto, cioè una traccia in più venduta? Ma per come sono fatto io, che insomma mi piace di più a livello scenico, di spettacolo, preferirei più un fan in più. Sinceramente sì, perché è quello che comunque ti rende artista, perché alla fine sei un artista tutto tondo, ti dovrebbe interessare di più quella cosa lì. Quindi io preferirei quello. E questo ti fa ulteriormente onore. Tra l'altro, io seguo un gruppo qua di Sansepolcro che si chiamano Malovananza. E come amo dire loro, come dicono anche loro, se tu fai un bel concerto che riesci ad emozionare comunque la gente, Eh sì. vai tranquillo che prima di uscire un CD al banchetto te lo comprano. Ah, infatti, è quello che te lo farà fare poi, quindi è secondo me è la miglior cosa. Bene, vedo che la pensiamo più o meno tutti alla stessa maniera, Sì, quindi vi sì. fa molto onore, ragazzi. Senti, vogliamo guardarci il video della tua canzone? Certo, molto volentieri, perché no? Allora, lo guardiamo e poi ci troviamo per i saluti finali. Ok. GTM, questo non fa per te, mi mordi, mi stringi, ti lecco. Nella notte quando parti io ti guardo e dico ecco. Con le mani sui tuoi polsi, col tuo collo preso a morsi. Senza freni, senza treni, che poi perdi e non riparti. Siamo vivi, siamo tigri nella stanza senza luci. Poi in ginocchio che mi guardi fino a che non si fa tardi. Coi tuoi occhi dentro i miei e la tua voce grida ok. Ma io lo so che tu vuoi me, so che lo vuoi con me, ma so che tu lo vuoi con me, con me, con me, con me, e so che tu lo vuoi con me. Anche se non siamo insieme, portami più su, lo facciamo fino a quando tu non ne puoi più. Ma puoi stringere le mie mani e ne vuoi di più. Se mi svegli e vedo lei, poi mi manchi tu. Non so come fai a farmi così, io esco pazzo se tu non sei qui. Capisco, sei come un Dalì, non sei per niente come quelle lì. E senti me, io volo quando sono insieme a te, sì. Mi basta uno sguardo e già so che vuoi da me, sì. Ci scopriamo senza baci, senza un perché, ma senti me. Anch'io, queste cose ci fanno impazzire, ma tanto lo sai che è solo un gioco. Cosa vuoi? Tanto lo sai che voglio solamente lei. Nella notte quando non so dove sei, trovo quanto dire abbracciati insieme a lei. Ma pensa come andrà quando tu ritornerai. Anche se non siamo insieme, portami più su. Lo facciamo fino a quando tu non ne puoi più. Ma puoi stringere le mie mani, sì, e ne vuoi di più. Se mi sveglio e vedo lei, complimenti, complimenti. Senti, progetti futuri? ma noi stiamo, cioè, stiamo
perché io con il mio gruppo stiamo lavorando a una nuova, altri progetti che la quarantena chiaramente ci ha aiutato. E sicuramente sarà sì. sicuramente sì, molto ci ha aiutato. E ci saranno anche pezzi diversi, perché sto comunque affrontando anche vari generi che sto provando, sto facendo delle prove, e comunque sì, ci saranno, ce ne saranno tanti. Ora aspettiamo anche alcuni momenti più giusti per pubblicarli, che ancora non è facile, però sì, stiamo lavorando tantissimo. Ho sentito anche Gabriele, l'altro 13, l'altro ragazzo, che anche lui sta lavorando tanto, e sì, per ora abbiamo tanti progetti. Speriamo che il 2021, oltre che portare via questa pandemia maledetta, riesca a riportarci la buona musica dal vivo, perché io sono un grandissimo fan della musica dal vivo e mi manca tantissimo, presumo anche a te. Molto, sì. Sì. Ascolta, hai dei contatti Facebook, Instagram e via discorrendo per i nostri amici? Chiaramente per me Matthew Quiet sia su Instagram che su Facebook, e per Gabriele su Instagram Gabriele13, e anche su Facebook. Poi chiaramente trovate il video su YouTube e su ogni piattaforma digitale il nostro singolo. Benissimo, hai dei ringraziamenti da fare? Ma io sicuramente ringrazio voi, che penso a questo punto sicuramente che ci avete dato l'opportunità. Poi ringrazio tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo e che comunque ci segue e ci sta seguendo sempre in questi giorni, in questi momenti, e soprattutto ora che è la cosa più importante, secondo me. Bene, Matteo, io ti ringrazio infinitamente per il tempo che ci hai concesso. Ricordo che questa intervista andrà in onda sia sul radio, quindi in via etere, ma anche in video sulla pagina Facebook di Radio RCC e sul canale YouTube. Quindi poi nei prossimi giorni ti dirò quando di preciso andranno in onda. Grazie ancora per questo tuo tempo e spero di, oltre che sentire altri tuoi lavori, anche di magari poterti venire a sentire dal vivo, perché sotto un palco è decisamente meglio. Certo, speriamo anche noi. Grazie a voi, grazie di tutto, davvero. Grazie mille ancora, ciao!